Vending Show Paris continua. Ci troviamo allo stand di Oran Fresh, l'azienda italiana che realizza prodotti per l'erogazione di succhi e tante altre buonissime cose made in Sicily e made in Italy, e siamo con la responsabile per lo sviluppo commerciale estero, Sofia Bono. Sofia, è un gran piacere averti qui con noi su VendingTV.it. Il piacere è tutto nostro, grazie mille per averci ricevuto. Allora, intanto diciamo che Oran Fresh, penso tutti lo conosciate, perché è un'azienda siciliana catanese che realizza da anni dei prodotti strepitosi dedicati alla spremitura e all'erogazione di succhi d'arancia, ma anche di mela, ma anche di altri prodotti, agrumi e non, che voi andate a proporre non solo in Italia ma davvero in tutto il mondo. Sì, grazie a Dio, la nostra azienda è un'azienda a grande respiro internazionale e siamo la prima azienda in Sicilia che esporta per numero di paesi, quindi abbiamo veramente la grande fortuna di interfacciarci con tutti i mercati mondiali e speriamo di portare il nostro prodotto sempre più in là e promuoverlo sia in Italia che all'estero, per portare anche un po' di Sicilia al di là dei confini della nostra terra. Voi riuscite a realizzare una serie di innovazioni ad ogni fiera nazionale e internazionale. Nell'ultimo caso, cioè oggi, abbiamo un modulo che vedo applicato su uno dei distributori con un monitor. Di cosa si tratta? Allora, per aiutare i nostri clienti a raggiungere un pubblico più ampio, a promuovere il prodotto, a spiegare e diciamo pubblicizzare questo concept a molti ancora estraneo, abbiamo implementato uno schermo TV per puro advertising, dove il cliente può scegliere di inserire filmati, istruzioni, fotografie di altri, magari di altri vending posizionati in altre parti della città, del mondo che sia, e questo sicuramente aumenta la visibilità della macchina e può aiutare anche a un corretto utilizzo della macchina e ad attirare più clientela, a far entrare il potenziale cliente in confidenza col prodotto e magari oltrepassare quella linea di iniziale diffidenza che si potrebbe avere con una macchina nuova. Quindi possiamo appunto aiutare il cliente a raggiungere un pubblico più vasto e più facilmente. È quello che gli americani chiamano Dynamic Digital Signage ed è in voga da alcuni anni anche qui in Europa. Voi avete avuto la buona idea di posizionare appunto questo monitor in testa al distributore, come si dice in inglese, nella header, nella parte alta del distributore, per richiamare l'attenzione ma al tempo stesso riuscire a dare dunque una buona visibilità non solo al prodotto con le proprie istruzioni per l'uso ma anche per il consumo e infine, perché no, anche un po' di pubblicità. Sì, assolutamente, questo non guasta, pensiamo sia un ottimo plus da aggiungere alla macchina e consigliamo sempre ai nostri clienti di implementare questa soluzione per il loro business. E allora noi siamo pronti a questo punto per andare ad assaggiare uno dei vostri straordinari prodotti. Abbiamo alle nostre spalle arancia, mele e poi? E poi abbiamo anche un modello opzionale con la possibilità di riempire direttamente delle bottiglie da un litro, da mezzo litro, più indicata per il consumo da supermercato, in quanto è una versione un pochino più self-service della macchina. Ma non solo, abbiamo anche la multi-juice, dove al succo di frutta fresco, che sia di arancia o di mela, è possibile aggiungere altri due succhi o da concentrato, da pastorizzato o qualsiasi liquido che si sposi bene con il succo già fresco, anche alcolici o integratori vari, insomma una macchina dalle mille possibilità che può adattarsi a diverse necessità di business. E allora Sofia, tu da dove provieni intanto? L'accento mi sa che mi dice Sicilia, ma da quale località provieni?
Allora, io diciamo sono catanese d'adozione, ma la mia terra natia è un piccolissimo borgo di pescatori che si trova all'estremo sud della Sicilia, si chiama Porto Palo di Capopassero, e invito tutti a venire al nostro mare e godere del nostro pesce. È uno dei posti più belli d'Italia e direi anche d'Europa. Porto Palo di Capopassero è famosissimo per la sua vista del Mediterraneo a 270 gradi, ma è anche molto famoso per il piccolo porticciolo dove a partire dalle 5 del mattino tutti i pescherecci tornano con il pesce e vanno a vendere o in una sorta di micromercato a tutti i consumatori che desiderano consumare il prodotto. Beh, complimenti, ci verrò in qualche modo nuovamente a Porto Palo di Capopassero. Nel frattempo però avrete visto anche le immagini dei prodotti di Oran Fresh mentre erogavano da una parte un succo di mela, dall'altro un succo d'arancia. Ora tocca però fare un buon succo per il nostro staff che è qui. Noi prendiamo una pausa. Nel frattempo avrete visto anche l'indirizzo email da poter utilizzare per entrare in contatto con lo staff di Oran Fresh. Sofia, sei stata bravissima, grazie per la disponibilità. Grazie a lei per l'attenzione, è sempre un piacere avervi con noi. Buona fiera e speriamo di trovarvi in contatto e in comunione con la nostra idea di business.